Signore e signori, buonasera da Stefano Ballerini e benvenuti alla consueta diretta serale del nostro TG. Come ormai diviene consuetudine, avete appena visto la registrazione del bollettino della Protezione Civile di ogni pomeriggio, data in diretta in tutta Italia alle ore 18. Allora, veniamo ai dati, ma abbiamo dei piccoli preamboli. Oggi è un'edizione abbastanza large del nostro TG. Allarme coronavirus mondiale, sfiora purtroppo ormai il milione di contagiati, il computo ad oggi 2 aprile. Ed in Cina c'è una situazione di ricaduta ed è nuovamente allarme nella regione di Henan per uno stato di isolamento chiesto per 600.000 persone, per tantissimi nuovi casi, soprattutto da cinesi che rientrano in patria. Dagli Stati Uniti arriva una dura accusa alla Cina: avrebbero nascosto per troppo tempo all'inizio della pandemia le notizie dei primi contagi, risposta ovviamente stizzita da Pechino. Da Gerusalemme sono state diramate le immagini della sanificazione che è stata effettuata anche nella spianata del muro del pianto, e dall'Unione Europea, dopo, se mi permettete, le mostruose affermazioni delle settimane scorse, arriva un parziale primo dietro fronte, pronto un fondo da 100 miliardi per l'emergenza coronavirus. Ma di contraltare, da Berlino arriverebbe la notizia che la Commerzbank, la seconda banca in Germania controllata al 15% proprio dallo Stato tedesco, avrebbe invitato i propri clienti a vendere i titoli di Stato italiano, definendoli, se mi è permesso, volgarmente spazzatura. Sono in corso ovviamente indagini. Veniamo al bilancio nel mondo di questa giornata. Allora, negli Stati Uniti 5.000 morti solo ieri, 884 per 215.417 contagi. In Spagna 8.102 contagi per un totale di 110.238 con 950 morti. I decessi assommano ormai a oltre, hanno appena varcato soglia 10.003. Bene, poi purtroppo un altro dato: sono ormai 10.000 i medici contagiati, nelle ultime 24 ore altri due decessi che fanno salire il numero a 69. Onore ai nostri medici, una bella notizia, raccolti fino adesso da donazioni in tutta Italia 1.101.246 euro. Mi viene da dire bravi tutti. Allora, Borrelli ci ha dato questi casi. Intanto ci ha detto che a domanda ricevuta Pasqua fuori? Assolutamente no, prepariamoci a mangiare le nostre uova in casa tra le mura familiari. Casi totali italiani 83.049 più 2.477 da ieri, dati anche che vengono alla luce perché aumentano i tamponi e aumentando i tamponi si scoprono altri casi positivi, che in totale adesso assommano a 50.456, di cui 4.053 in terapia intensiva, più 18 da ieri, dato in netto calando a cui dobbiamo assolutamente aggrapparci. Ricoverati in isolamento domiciliare con varie sintomologie 28.540, da ieri più 137, anche questo è un dato in diminuzione. I morti assommano di nuovo a 760 giornalieri, abbiamo passato le 13.000 unità, 13.915. I dimessi guariti sono 18.278 più 1.413 di ieri, da ieri è un dato in salita per fortuna. I tamponi totali in Italia 581.232, addirittura da ieri ben 74.000 in più, e se purtroppo aumentano i casi totali è perché ne scopriamo di nuovi. In Lombardia, la situazione della regione più a rischio, che comunque presenta dati positivi, totali sono 46.065, 1.037 in più, ma anche qui c'è ovviamente l'aumento dei tamponi.
casi positivi 28.876 più 63, in terapia intensiva circa 4.000, ricoverati con vari sintomi 11.762, in isolamento domiciliari con vari sintomi 12.762. I morti ne abbiamo da ieri, purtroppo in Lombardia, altri 76, e i morti totali lombardi assommano adesso a 7.960. I guariti salgono a 12.229 a fronte di 128.286 tamponi effettuati. Trasferiti in altre regioni in 105 malati, in Germania vanno in 32. Arrivano anche dei dati della produzione industriale italiana. Il mese di marzo ha visto un drammatico, ma ce lo aspettavamo, meno 16.6% in meno. I dati del primo trimestre danno un meno 5.4%, che è il dato più preoccupante, purtroppo, degli ultimi 11 anni italiani. Resistiamo. Le borse ci danno uno spizzico di ottimismo. Milano chiude a 1.75% in più ed è il capoleader. Parigi a più 0.33, Londra più 0.45, Francoforte praticamente in parità con 1 più 0.04 minimale. Però ci sarebbe polemica, è stata pubblicata un'intervista al virologo il dottor Tarro sul Corriere della Sera. I dati della Protezione Civile sono o parrebbero essere surreali. Dopo l'aumento dei tamponi potrebbe essere verosimile pensare che in Italia possano essere addirittura milioni i contagiati, e dunque questo è un'affermazione che ci lascia abbastanza interdetti e preoccupati. Vedremo nello scorrere dei prossimi giorni. Una buona notizia dalla Lombardia è che a Bergamo è stato aperto un nuovo ospedale per alleggerire la situazione caos, avere più letti ricoveri / terapia intensiva. E però purtroppo in Italia si moltiplicano, li abbiamo visti navigando su Facebook, diversi casi di brutta intemperanza da parte di molti immigrati che protestano di fronte alle nostre ristrettezze imposte anche loro, bandiere italiane calpestate, distrutte, qualche volta bruciate, e risse conseguenti con i nostri carabinieri. Vergogna, ma forza alle nostre forze dell'ordine col gioco di parole. Toscana, allora, sono 614 nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Toscana nelle ore 24 da ieri, più 159 analizzati nei vari laboratori toscani, 15 i nuovi decessi. Allora, anche oggi in questo caso i dati sono in crescita perché sono dovuti al grande numero di tamponi fatti, 4.149 nelle ultime 24 ore, specialmente nelle varie case di cura. Evidentemente anche il contenuto aumento dei ricoveri, più 13, una diminuzione di a meno di solo 2 unità nelle terapie intensive. E dunque sono 5.273 contagiati all'inizio dell'emergenza, casi positivi che rimangono 4.789, di cui 216 ci sono dimissioni totali, con 50 per guarigioni virali, 166 guarigioni cliniche. I decessi da ieri 6 più 1 rispetto alle 24 ore, un totale di 268, la settima regione italiana. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono un totale di 1.430, ieri erano 1.417, un aumento di 13, però è un aumento minimale. 295 sono in terapia intensiva, ieri ne erano 297, quindi si registra un meno 2. Dal monitoraggio giornaliero toscano sono invece 14.340 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana. C'è una suddivisione: 6.706 nella ASL centro, 6.205 ASL nord-ovest, 1.429 nella ASL sud-est. I tamponi fatti sono 40.724 e in questo caso è la quinta regione italiana. Ricordo sempre il mio hashtag personale, senza acuire polemica, ma voglio e bisogna riaprire immediatamente gli ospedali di Massa e Carrara, dove ci sarebbero in pochi giorni centinaia di posti letto disponibili, per evitare che ogni giorno decine di nostri pazienti italiani vengano mandati
in Germania, spostati lontano dai propri cari. Brutta la notizia, rimanendo in Toscana, da Prato arriva che diversi studi medici pratesi farebbero tamponi a pagamento. Insorge ovviamente il mondo della politica laniera, ed è politica che arriva anche da Sesto, dove il sito tuttosesto.it avrebbe pubblicato un report sugli sviluppi della faccenda dell'aeroporto di Firenze. Il sindaco Facchi: non ho parole educate per commentare la decisione della giunta regionale. Il fatto è che il 23 marzo scorso la giunta regionale ha avviato il procedimento per una nuova variante piano di indirizzi territoriali, il PIT, per lo scalo di Peretola. La decisione ha mandato su tutte le furie di Tommaso Fattori, candidato presidente della regione per Toscana a sinistra. Non è da meno, come detto il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Facchi, che ha pubblicato questo post su Facebook: non trovo parole educate per commentare la decisione della giunta regionale di proporre il riavvio dell'iter per una nuova pista dell'aeroporto. In un momento come questo, nel pieno di una crisi sanitaria conclamata, che è anche sociale ed economica, si trovano tempo e risorse per un progetto già bocciato ovunque dai cittadini, dal buonsenso e dai tribunali. Io qualche idea di come usare 150 milioni pubblici ce l'avrei. Voi? E poi c'è un post scriptum finale, scusate la piccola digressione, su una notizia che determino come incommentabile. Dunque, torniamo a lavorare per il bene di tutti. Firenze, allora, in Toscana viene sottolineato i dati del contagio di 259 per un totale di 4.867, che però sono solamente 4 in più per la terapia intensiva rispetto a ieri. In calo ricoveri di fronte a 3.410 tamponi nelle ultime 24 ore, come detto poco sopra, 9 purtroppo i decessi. In isolamento in tutta la Toscana circa 14.100 persone. E entriamo nella cronaca. Continua il lavoro della Polizia Municipale di Firenze, ieri quasi 500 controlli, record dell'ultimo periodo. Per fortuna solo 6 sanzioni e 3 denunce. Questo significa che la maggior parte dei cittadini sta rispettando le regole. Avanti così, con determinazione e impegno. Questo è il post che arriva da Palazzo Vecchio. Intanto però potrebbe essere allarme per le casse comunali, che avrebbero una residua dotazione di circa 80 milioni di euro, a fronte di conteggi che direbbero che il comune ne spende circa 20 ogni mese per pagare i suoi 4.000 dipendenti. E dunque, se ci mettiamo che in previsione futura i lavori, questo lo dico io, che dovranno essere fatti di manutenzione straordinaria allo stadio Franchi, che come è noto da un calcolo fatto negli ultimi mesi ammonterebbero circa ad 1 milione annuo, vi lascio qualche puntino interrogativo. Intanto, bella notizia, l'Istituto Farmaceutico Menarini intanto annuncia che distribuirà un kit per i test coronavirus che permetterà di ottenere un risultato in circa 20 minuti. In Toscana viene però peraltro divulgato il numero delle aziende chiuse temporaneamente, ben 78.000. Resistiamo. E a Forte dei Marmi invece il sindaco Bruno Murzi annuncia multe fino a 500 euro a chi verrà trovato non indossando le mascherine. E qui mi scappa: bravo sindaco Murzi. Intanto, dal cuore del quartiere 2, Michele Perguidi, presidente del calcio storico fiorentino e appunto presidente del quartiere 2, mette già purtroppo le mani avanti. Dico purtroppo perché difficilmente quest'anno si potrà svolgere l'annuale torneo di calcio storico, dove è già stata annullata un'altra storica manifestazione fiorentina, lo scoppio del carro. E noi fiorentini doc che sappiamo che se nello scoppio del carro qualcosa storicamente andasse storto, sarebbe un periodo di scalogna. Quest'anno addirittura non lo facciamo, con il Covid-19 che ci sta davvero avvolgendo tutti. E intanto le brutte notizie sono già arrivate, speriamo che non ne arrivino altre. Entriamo nello sport, allora lo inizio con un doveroso pensiero. Oggi sono 2 anni passati dalla scomparsa della nostra giovane e brava collega Chiara Baglioni. Personalmente la ricordo sempre con immutato
affetto, ci manchi Chiara, un bacio alla famiglia e alla tua memoria, tu vivi sui miei siti dove è pubblicata fissa la tua bella fotografia. Poi, navigando tra le notizie sportive dei vari giornali che mi manda, va detto, il gruppo dell'annata 58esimo corso dell'aeronautica militare, dove c'è più di qualcuno di noi che fa l'edicolante, mi hanno mandato alla rassegna stampa giornaliera, ho tratto un dato che mi è parso agli occhi, la classifica delle squadre che hanno mandato in gol più giocatori, attenzione, Pisa primo con 16, Inter seconda con 15, Atalanta, Chievo, Lecce, Napoli, Spezia con 14, Benevento, Cagliari, Cremonese, Entella Chiavari, Pescara, Pordenone, Roma e Verona con 13. Intanto dall'Europa, un primo dato di fatto, il Belgio ha comunicato oggi che il campionato di calcio belga è stato definitivamente annullato, il titolo va al Bruges, attualmente primo in classifica. Noi attendiamo a giorni gli stati generali del CONI che ci daranno una parola definitiva su come la stagione sportiva italiana a 360 gradi potrà o riprendere o venire sospesa definitivamente su tutti i fronti. Intanto sono stati superati i 750.000 euro di donazioni grazie all'immenso aiuto di tutti in Italia. Intanto basket, la FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, annuncia dopo la chiusura dei campionati regionali anche la chiusura totale del campionato di Serie B di basket. E allora vi ricordo la situazione cristallizzata del girone ovest, dove ci sono le squadre toscane. Attualmente la classifica vedeva Blu Carte, San Miniato 36, All Food Enice Firenze e Paffonio Megna 34, Palermo 32, Piombino Alba 30, Empoli 26, Lucca 20, Cecina 18, Capo d'Orlando 14, Oleggio 12, Borgosesia 12, Torrenova Montecatini Terme 10, ultima Alessandria a 8 punti. Poi entriamo nel panorama della Fiorentina, che appunto avevo sopravanzato la notizia, la raccolta della forte azione Cuore Viola ha superato i 750.000 euro e dunque grazie all'immenso aiuto di tutti coloro che credono in questa iniziativa della Fiorentina e del suo presidente Rocco Commisso. In Italia invece il presidente del Brescia Massimo Cellino minaccia di ritirare il suo Brescia, considera il campionato chiuso ed è un rischio di eventualmente riprenderlo, mentre dal governo il ministro Spadafora ha rilasciato questa breve dichiarazione: lavoriamo ad un piano straordinario per lo sport, per poter riaprire servirà che tutti abbiamo le risorse necessarie, fondo da 50 milioni per i vari collaboratori. E dunque, e intanto il premier Conte ha vietato gli allenamenti per gli atleti delle società sportive perlomeno fino